d'inverno e cade nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Questo nostro incontro di conoscenza, di approfondimento e di amicizia nei confronti della comunità greco-orientale di Trieste. Siamo molto onorati della presenza del presidente della comunità, che è un antico amico del cammino ecumenico, e vorremmo proprio sentire con interesse come è sorta la comunità, gli intenti, la liturgia e il senso di inserimento nella nostra città con tanto interesse e tanta attenzione. Non dobbiamo dimenticare che la nostra squadra di calcio è stata proprio voluta e anche sostenuta proprio dalla comunità greca, tant'è vero che tempi andati, 20-30 anni fa, si diceva andiamo a vedere i greci a giocare. Ecco, proprio era la comunità della comunità greca che aveva sponsorizzato e voluto la nostra squadra di calcio. Ma al di là di questo, ecco, noi vogliamo vedere come la comunità greca e la comunità cattolica e le altre comunità cristiane camminano insieme nella nostra città per fare in modo che non manchi quella spiritualità plurima del cristianesimo a beneficio di tutti. Ecco allora il nostro incontro di oggi, che sarà preceduto come sempre da un ascolto musicale, e lascio appunto la parola al presidente dell'Associazione Italiana della Musica. Buonasera a tutti quanti, rinnoviamo anche in questa occasione un augurio per un 2021 decisamente migliore. Rinnoviamo ovviamente anche la nostra partecipazione a questi giovedì culturali organizzati dalle Studio Fidei. Noi, come Associazione Culturale Camerata Strumentale Italiana, partecipiamo con grande piacere e grande onore a questi appuntamenti. Come ogni volta, introduciamo le dotte conferenze con un piccolo intervento musicale. Questa volta abbiamo il piacere di avere con noi uno dei più grandi flautisti emergenti della nostra regione, Marco Obersnell, che ci eseguirà la sonata appassionata per flauto solo di Siegfried Ehlert.
vogliamo anche noi seguire le orme di Papa Francesco, che ha voluto privilegiare con una sua prefazione un poeta che inizia la sua carriera di comunicatore in versi di quello che è il suo sentimento. Anche noi oggi abbiamo voluto sottolineare la presenza di questo talento giovane, nella speranza proprio che questo talento si affermi e i nostri giovani possano essere veramente in senso buono in carriera e dare quindi lustro alla nostra città. Diamo subito la parola al presidente della comunità greco-orientale della nostra città, una persona molto attenta alla cultura greca, ma anche alla presenza della spiritualità greca nella nostra città. Prego, presidente. Allora, buonasera anche a voi. Grazie per l'invito, don Ettore. È una cosa che ci fa onore. Auguro a tutti un buon anno. Abbiamo bisogno di un buon anno perché siamo proprio alle strette ormai. E cominciamo subito per presentare la nostra comunità, che è l'argomento di questa sera. La comunità greco-orientale di Trieste ha le sue radici nel lontano 1700. Tra poco avremo 300 anni di vita. Ed è la terza comunità storica in Italia. Prima quella di Napoli, che ha vita di 700 tanti anni, poi quella di Venezia, 500 anni, e la nostra adesso sui 300. E questo viene anche riferito nel decreto che riguarda il famoso 8 per 1000, dove in questo decreto si parla delle tre comunità storiche che in pratica fanno parte di questo sistema, ma sono indipendenti anche, perché in base al decreto c'è l'arcidiocesi che controlla i movimenti, le azioni, tutte le cose che riguardano le varie comunità religiose, perché si tratta di una comunità religiosa, non una comunità laica. E lasciare fuori queste tre comunità che hanno i loro statuti. Vi parlerò dopo dello statuto nostro, che anche quello ha vita di 250 anni, ed è uno statuto molto molto preciso e molto, se possiamo chiamarlo, perfetto per quanto riguarda come si porta avanti gli affari della comunità, in modo tale che garantisce il suo progresso, ma anche il rispetto verso lo Stato che la ospita. All'inizio era lo Stato, l'impero austriaco qui, dopo lo Stato italiano. Però in tutte le cose scritte che ci sono dentro questi testi, parla sempre del rispetto verso il paese ospitale. E questo è molto importante, perché sempre hanno cercato di agire in modo tale di non offendere nessuno, di non intralciare gli affari dello Stato, non provocare nessuno, ma addirittura contribuire al benessere dell'insieme. Tanto è vero che la nostra comunità, posso dire che è un esempio di integrazione nel puzzle che si chiama Mosaico di Culture a Trieste. Comunque andiamo un poco indietro, come dicevo, per vedere come si è fondata questa comunità. Nel 1734 viene riferita la presenza del primo greco stabilitosi a Trieste, un certo Niccolò Marinatti da Zante. Questo signore era un capitano di un'imbarcazione a servizio dell'imperatore Carlo VI, allora, che lui era in guerra con i francesi in quel periodo, e lui trasportava beni per conto dell'impero. Il mare Adriatico a volte era controllato dai veneziani, e quindi ogni terzo intruso nelle acque su loro veniva un po', diciamo, multato per il suo passaggio.
L'imperatore, siccome questo qua era a suo servizio, gli ha fornito una carta, un attestato, che era sotto la sua protezione, quindi non dovevano toccarlo. Ha lavorato quasi un anno, nel 1734, fino al 35, dopo la guerra è finita, quindi le cose sono cambiate. Lui però, avendo vissuto il porto di Trieste, la città di Trieste, a causa di questi spostamenti, ha deciso di rimanere qui, perché ha visto che era un posto, grazie anche al porto franco che era istituito a Trieste, che c'era la possibilità di fare affari e di guadagnare. E devo dire che i greci in questo settore sono abbastanza avanti, no? Perché purtroppo il nostro paese come terra c'ha poco da offrire come risorse. C'è un detto che quando Dio creò il mondo, le pietre che gli avanzavano li ha buttate lì e ha creato la Grecia. Quindi sulle pietre cosa si può nascere? O pastorizia, o la pesca, oppure insomma un po' di agricoltura. E quella l'hanno anche sfruttata, no? Però visto che era in pieno mare, quello che hanno saputo fare bene era la marineria, cioè diventare commercianti armatori e spostarsi in tutto il Mediterraneo fino al Mar Nero, fino alle coste francesi, eccetera. Tanto è vero che ancora nell'antichità Marsiglia è stata fondata dai coloni greci. Tutto il Mar Nero, coste russe, la Georgia, la Romania, eccetera, erano tutte colonie greche fino a quando è arrivato nel 17 il regime comunista, li ha praticamente cancellati. Dopodiché la parte dell'Asia Minore, che era anche praticamente la terra dei greci dall'antichità, e lì sono stati gli Ionici, i Dorici, gli Eolici, tutte queste tribù che abitavano lungo le coste e prosperavano. Nel 1922 è successo quello che è successo agli Armeni nel 15, cioè la pulizia etnica. La parte che riguardava il Pontos, come si chiamava, cioè il Mar Nero, sono stati spostati, mandati via verso la Russia. Invece gli altri sono stati in pratica massacrati o scappati in Grecia, che in quel periodo abbiamo avuto 1,5 milioni di persone arrivate dall'Asia Minore alla Grecia settentrionale, chiamiamolo così, con una popolazione di allora del paese di 6 milioni di abitanti, cioè uno su quattro era profugo, con una miseria enorme naturalmente, eccetera. E dopo vi dirò anche che in quel periodo lì sono arrivati anche molti qui a Trieste, perché anche Trieste, causa del fatto che c'erano greci che avevano prosperato bene, trovavano rifugio e ospitalità qui a Trieste, però lo vedremo un poco dopo. Torniamo a questo signor Mainati che è rimasto qui, dopo è arrivato suo fratello, dopo sono arrivati altri parenti e dopo dei altri greci, i quali sono andati a comperare dalla parte opposta dell'Adriatico, dalle parti di Ravenna, eccetera, legname e prodotti industriali, e hanno saputo che questo legname proveniva da Trieste. E loro hanno detto: perché dobbiamo andare a comprare lì una cosa che la troviamo a Trieste e non facciamo il passaggio di due mani per commerciare, no? E sono venuti a Trieste e hanno visto che proprio Trieste si offriva come posto e le facilitazioni che avevano di commerciare, di fermarsi qui. E così sono insediati qui, creando botteghe, creando negozi, hanno cominciato a portare i prodotti greci che erano formaggi, olive, olio, perché quella volta la regione qui non aveva questi prodotti, erano prodotti del Mediterraneo in pratica. E questo ha cominciato a fruttare i soldi, no? E questa situazione ha fatto sì, quando diciamo hanno avuto una capacità economica un poco
più forte, di pensare anche al loro culto, alla loro religione. Bisogna pensare, apro un'altra parentesi, che in Grecia oggi si considera che il 96% sono ortodossi, ma in gran parte credenti. Tanto è vero che adesso con questa storia del Covid, che il governo lì ha chiuso le chiese, cioè i sacerdoti potevano fare messa da soli. In un certo periodo permettevano fino a 20 persone di entrare, invece dopo hanno detto anche l'Epifania, per esempio, e hanno dovuto benedire l'acqua, passare l'acqua da soli. E ci sono state proteste del popolo per questo fatto. Cioè vuol dire che una parte del popolo ancora ci crede, naturalmente i giovani un poco di meno, bisogna riconoscerlo, no? In ogni caso, loro hanno detto, dobbiamo riunirsi attorno a qualcosa che ci unisce, e questa è la Chiesa. Quel periodo che siamo arrivati nel 1750 ormai, cioè 15 anni dopo, Belgrado è stato occupato dai turchi e l'arcivescovo ortodosso di Belgrado, che per coincidenza proveniva dall'isola di Chios, che è la mia isola, perché sono di là, è scappato, è andato a Vienna. Dopo un certo periodo che è stato fermo, ha cominciato a pensare come possiamo, anche sotto richiesta di quelli che erano qui, creare un punto di culto a Trieste. Naturalmente non era facile da nulla partire e creare qualcosa di fisso, no? Ha mandato un suo vicario qui, Omero Damasceno, il quale prima è andato a Venezia per vedere come funziona lì, che era fuori dall'Austria. Dopo è venuto a Trieste. L'imperatrice allora, facendo un favore a questi qua che ha visto che erano un gruppo ormai consistente, ma anche perché bisogna anche un poco mettere sulla bilancia tutte le cose, ha visto che in Francia cominciavano a insorgere le varie comunità religiose, chiedendo anche loro libertà di culto. E lei era una sovrana che vedeva un poco avanti, ha pensato, prima che scoppiano questi qua, diamogli qualcosa per tenerli calmi. E quindi ha concesso a questo gruppo delle famiglie greche che erano qui, erano una decina di famiglie, non pensate che erano centinaia di persone, di creare il loro luogo di culto. E così hanno costruito la chiesa di San Spiridione e l'Annunciazione, al posto che San Spiridione dei Serbi adesso, lì era la chiesa, una chiesa naturalmente piccola, non era grande, e hanno cominciato a officiare le messe lì. Però nel frattempo lei ha detto, vi daremo questo permesso, però voi dovete accogliere tutti gli ortodossi, anche gli illirici, che erano, e loro hanno detto ok, insomma, religione, uno è libero di entrare nella chiesa a pregare, non è che deve essere messo fuori. Hanno cominciato a fare, cioè svolgere anche loro, le loro funzioni, tutte queste cose, solo che aumentando i numeri, l'ospitalità è diventata una cosa dovuta, diciamo. E così hanno chiesto di fare messe in slavo. In greci volevano in greco perché uno capiva la lingua dell'altro, e lì hanno cominciato un po' le cose a complicarsi, finché nel 1780 hanno fatto ricorso alla giustizia, come risolvere il problema. E il giudice ha detto, sì, hanno ragione anche loro, devono avere i loro diritti, eccetera, però loro, mentre si faceva una sì, una no, volevano due sì, una no. E così loro hanno detto, guardate, per l'amor di Dio, per l'amor di fratellanza, noi vi lasciamo il nostro tempio e andremo
andare a darsi da soli. Hanno trasformato un grande appartamento in via Roma era, in cappella, lasciando la chiesa a loro. Infatti, lei forse l'avrà visto, entrando nella chiesa, adesso l'attuale sta spedione per andare nella canonica, in faccia c'è un bassorilievo sotto vetro che dice Agia Trias, cioè Santa Trinità, che è la facciata di chiesa, della chiesa di allora. Non era questa chiesa di San Spiridione, perché tra l'altro la forma architettonica della chiesa doveva essere di tipo occidentale, non quello orientale. Per quello anche la nostra chiesa di San Nicolò, se la vedete, non è della forma di un tempio che uno trova in Grecia, che più come forma è tipo bizantino, come è San Spiridione adesso, oppure una basilica. La nostra è una basilica camuffata davanti dai due campanili e la facciata. E c'è un recinto attorno, se avete osservato, sia nella chiesa di San Spiridione, sia la chiesa ortodossa. Non è che l'hanno voluto i greci o i serbi questo, lo imponeva lo Stato di allora, perché considerava lo spazio un territorio appartenente a un'altra nazione, cioè era il territorio come il consolato, l'ambasciata, una cosa, una missione diplomatica. Naturalmente non ha senso parlare di insomma muri eccetera, però il senso era quello. Per cui arrivati al 1780, nel frattempo sono arrivati anche altri greci qui, uno di questi è Carciotti, che tutti conoscete. I soldi che guadagnavano erano ancora di più, e hanno pensato di fare qualcosa per organizzarsi ancora meglio. Così hanno chiesto all'imperatrice di formare uno statuto proprio di come funziona, deve funzionare la comunità, e il permesso di costruire anche una loro chiesa propria. E l'hanno avuto questo, perché di questi nuovi greci ricchi, eccetera, tanti sono deputati, anche diventati deputati al Parlamento del governo austriaco. Dopo sono ritirati perché loro hanno detto: qui non si guadagna, o devi rubare per guadagnare, o se non rubi non conviene, no? E così sono tornati ai loro affari. E così hanno avuto il permesso di costruire un nuovo tempio e il permesso di formare un loro statuto. E questo statuto delle persone della comunità, sul carico dell'assemblea, eccetera, eccetera, hanno formato questo statuto, che vi dicevo prima, è valido quasi in originale come allora, con dei cambiamenti, vi dirò quali sono. E anche hanno cominciato a pensare della chiesa. La chiesa però bisogna acquistare il terreno e mettere anche i soldi per costruirla. E volendo fare un tempio come Dio comanda, i soldi erano abbastanza che dovevano venire fuori. Prima di tutto hanno scelto il terreno, e il terreno è quello che è la chiesa di San Nicolò, con la sede della comunità, ma anche un altro pezzo ancora. Solo che quando hanno fatto i conti, cosa avrebbe costato un tempio grande, le cifre erano insostenibili. Allora hanno detto: beh, vendiamo metà del terreno, e con metà dei soldi, quello che metteremo noi, e li mettevano di tasca propria. La comunità non aveva entrate da nessuna parte. Noi siamo in un'altra situazione oggi. Quella volta non c'erano lasciti che fruttavano, erano i contributi dei soci, membri della comunità, i quali erano divisi in classi: prima, seconda, terza, quarta. La prima erano quelli che offrivano tot fiorini all'anno, la seconda di meno, la terza di meno, la quarta, e c'era anche una classe che non offriva niente, che aveva solo il diritto di partecipare alle funzioni religiose, eccetera, però non aveva il diritto
di partecipare alle decisioni della comunità perché non contribuiva alla sua gestione. Quelli della prima classe che si consideravano i fondatori della comunità, che erano il Economo, Ragli, Cacciotti, Catraro, Galati, Aggi Costa, dopo, eccetera, eccetera, hanno detto: bene, facciamo questa chiesa, ci indebiteremo e cominciamo a pagare noi dopo per estinguere questo debito. Perché abbiamo scelto questo posto? Perché quella volta era una palude lì, non è che la chiesa e le cose sulle palafitte sotto, come Venezia lì, tutto melma sotto, quindi hanno messo i pali e era un posto, insomma, lontano dal centro cittadino, non era il centro della città. Loro hanno detto: abbiamo scelto questo posto affinché i marinai nostri che arrivano con le loro navi, che lì davanti alla spiaggia, e le navi di allora, è come le barche oggi che vanno a finire sui ciottoli che si fermano, possano seguire le sante messe stando sulle prue delle loro navi, perché poveri loro, non è che erano, insomma, non avevano capacità di avere un vestito come Dio comanda, bene, eccetera, eccetera, e quindi dovevano stare, insomma, un po' alla larga, perché quelli che entravano in chiesa, quelli di allora, arrivano con le carrozze, con le cocchiere, eccetera, tanto è vero che mi dicevano che Scaramanga, noto Scaramanga che c'è il museo, adesso, quando arrivava, entrava in chiesa, si alzavano gli altri piedi, per il rispetto, non per paura, però c'era questo rapporto con queste persone. Quindi hanno deciso di fare lì la chiesa, dedicarla a San Nicolò, che è il protettore dei marinai per noi, della Marina, e sempre della Santa Trinità. Infatti la chiesa è dedicata a San Nicolò e a Santa Trinità. E se voi entrate dentro nella chiesa, nelle chiese ortodosse, a destra e a sinistra dell'entrata principale, perché noi abbiamo questa separazione ancora, c'è la Madonna e Cristo. Dalla parte della Madonna c'è il santo a cui è dedicata la chiesa, e invece dell'altra parte c'è San Giovanni Prodromo. Quindi uno, quando va in una chiesa, se vuole sapere a chi è dedicato, vede quella icona e sa di chi. Essendo due i santi, dall'altra parte di Cristo c'è la Santa Trinità, l'icona, e dopo c'è San Giovanni Prodromo. E questo giusto per... Quindi costruiscono questa chiesa. Il primo arcimandrita che ha organizzato tutto era questo Omero Damasceno, che è, diciamo, noto storicamente come il personaggio che ha organizzato in pratica. Intanto hanno fatto questa chiesa, però non come, diciamo, addobbata, se possiamo chiamarlo così, come oggi, perché i soldi, come vi dicevo, non aveva neanche la facciata di oggi. Era solo la parte della basilica. Basilica significa un parallelogramma come forma, con un tetto sopra, e una facciata normale. Dopo si è aggiunto in due campanili con questa facciata che si vede oggi. E questo è avvenuto nel 1820, mentre la chiesa è stata costruita negli anni 80. È stata costruita e anche in tempi abbastanza veloci, in 2 anni era costruita ed è stata, diciamo, inaugurata nel 1983, se non sbaglio. E quindi la chiesa diventa il centro dell'attenzione della comunità, il suo statuto diventa la bussola di questa comunità, come deve comportarsi. Ex individua in vari capitoli. Il primo capitolo è la Chiesa, come organizzata, come sono scelti i sacerdoti, come sono scelti i cantori, quante messe si fanno, come si fanno, eccetera, eccetera, perché è previsto anche che
era previsto che durante l'anno dovevano essere fatte delle messe in memoria dei fondatori e dei defunti. Un'altra parentesi, i primi morti della comunità, che si chiamava la nazione greca, non si chiamava comunità, era la nazione greca. Quella volta non esisteva lo Stato greco, quella volta era uno Stato come tutti i Balcani sotto l'Impero Ottomano. Quindi, come geograficamente esisteva la Grecia, ma non come ente statale. E quindi gli abitanti del paese erano cittadini turchi, non erano greci come cittadini. E quindi c'era la nazione greca, che era questa comunità che i membri iscritti, la chiesa che funzionava in base a questo statuto. Però lo statuto, la prima cosa che riguardava era come la religione, come il culto deve essere. Doveva però occuparsi anche dei poveri, fare beneficenza, aiutare chi aveva bisogno. E quindi un capitolo beneficenza. Un esempio, sappiamo la curva dei sposi a Trieste. La curva dei sposi, c'è un edificio che è scuro, nero adesso. Loro l'hanno costruito allora e in base allo statuto lo davano la possibilità a coppie che dovevano sposarsi, che non avevano dove andare a stare, per un periodo di 2 o 3 anni, di andare ad abitare lì finché si riescono a mettersi, stare in piedi e trovare una casa dove stare. Hanno pensato ai poveri malati. Quella volta non c'era l'ospedale maggiore. Ognuno, se aveva soldi, chiamava il medico a casa e lo curava. Chi non aveva soldi, povero, moriva dimenticato dagli altri. Loro hanno detto: pensiamo a queste persone della nostra comunità che non hanno soldi per curarsi, di curarli. E quindi hanno adibito la parte che è la sede adesso, una parte, in una specie di clinica, di pronto soccorso, diciamo. E dopo hanno costruito in piazza Goldoni, dove che c'è No, di qua davanti a quella casa che è dell'Unione degli Istriani, che è sotto il Budis, adesso cos'è lì, quell'edificio. E infatti che ha una forma architettonica particolare, perché diciamo, è stato incaricato un architetto bravo a fare queste forme. L'hanno costruito, però nel frattempo ha cominciato a funzionare l'ospedale maggiore e hanno ritenuto che non correva, è stato venduto dopo a un veneziano, eccetera, quindi mai non è partito, non ha funzionato come ospedale. Però hanno continuato per questi poveri che a casa si ammalavano, che avevano un medico della nazione che andava a visitare e curare queste persone povere e che avevano bisogno. Quindi beneficenza era curva dei sposi, casa dei sposi, questa, diciamo, un contributo di medico per i bisognosi. Dopodiché, quando nel 1821 è scoppiata la rivoluzione della liberazione in Grecia, non è che, insomma, era fiori e rose la rivoluzione. I primi anni erano massacri enormi, perché gli uni erano gente che inventavano la guerra con dei fucili, gli altri avevano un esercito organizzato, navi da guerra, e persone che erano proprio professionisti soldati. Quando avevano difficoltà chiamavano anche gli egiziani al loro soccorso. E quindi c'erano massacri enormi. E certe parti dove che praticamente dopo una rivoluzione, la rivoluzione non andava a buon fine, non è che dicevano: beh, insomma, adesso avete fatto quello che avete fatto, puniremo chi che ha
portato avanti questa violenza? Niente, era un massacro di tutta la popolazione. La mia isola che vi dicevo prima, di Chios, che la rivoluzione lì è avvenuta nel 22, essendo un'isola davanti alle coste turche, era difficile dalla parte settentrionale della Grecia avere aiuti, avere navi, avere quello. Quindi, scoppiata la rivoluzione, il governatore turco, il pascià del tempo, incavolato a morte perché aveva dato molti privilegi all'isola, perché c'è un prodotto che si chiama mastiga, non so se avete mai sentito, è un albero che produce una resina. Questa resina in una parte dell'isola, la parte sud, non in tutta l'isola, e in nessun'altra parte del mondo, non riesce a crescere questo. Ci sono questi alberi che hanno questi pistacchi, eccetera, però solo lì c'è questa resina. E questa resina la usavano nell'harem di Costantinopoli, per le donne dell'harem, per fare dolci, o per masticarla, o per fare l'uso, la grappa del loro, no? In compenso, loro non facevano il rastrellamento dei ragazzi, perché loro cosa facevano? Andavano ogni anno per i paesi, i giovani più robusti, più forti, li portavano via dalle famiglie, li portavano in caserme che avevano lì, da piccoli, da 6-7 anni, gli dicevano che i loro genitori, che loro erano figli di famiglie turche massacrate dai greci per le rivoluzioni, e li crescevano come soldati di un corpo speciale che si chiamavano genicari. I genicari erano accaniti contro i greci, che erano greci loro, ma non lo sapevano, e quindi li usavano quando c'erano rivoluzioni, li mandavano lì e non lasciavano niente. Allora, nell'isola che vi dicevo, siccome avevano i privilegi, non li erano rispettati, dice: voi siete finiti, manda la sua flotta, l'isola di 100.000 abitanti, rimangono 25. Altri sono scappati, la maggior parte sono stati massacrati, e infatti adesso ci sono nei vari monasteri stanze intere di teschi di ossa. Perché? Perché loro si rifugiavano nei monasteri, pensando che nel monastero non avrebbero mai osato di entrare per massacrare. Invece non è valso niente, massacrati. Chi che sono scappati, e da altre parti, fuggivano anche all'estero. Per esempio nell'Epiro, sono quando la regione lì, anche lì, è stata messa sotto il fuoco, sono molti scappati che dalle navi russe, che Russia era una potenza allora, non era la Grecia di allora, hanno preso queste persone che fuggivano e le hanno portate a Trieste. E Trieste, nel periodo 21-24, ha avuto 3.000 greci profughi del guerra. E queste 3.000 persone erano a carico dei greci di Trieste. Perché in base alla legge tu potevi venire qui, però se non avevi lavoro dovevi andare via. Non è che potevi stare a chiedere l'elemosina per le strade. O avevi lavoro e lavoravi, o finito. Questi qua, per non mandarli via, li hanno accolti. Molti naturalmente sono andati via di qua di là, certi sono rimasti, e quindi un'altra forma di beneficenza verso persone che erano fuggite dai massacri, dalle guerre. E questo è andato avanti dopo, e vediamo i vari lasciti di queste persone, Ralli, Economo, eccetera, eccetera, verso il comune di Ardesio, di Trieste. Un esempio è la Villa Cacicosta, l'ospedale Burlo Garofalo, Galati e l'ospedale psichiatrico, dove l'area l'ha regalata lui al comune, perché aveva una figlia che aveva problemi psicologici, e la sua dote praticamente
per curarla, eccetera, ha costruito anche edifici là dentro. Infatti c'è la sua statua lì, non so se l'avete mai notata, di questo Galati. Andando su per le curve, l'ultima parte che c'è, il primo edificio che si, a destra, c'è questa statua di Galati, come c'è un altro palazzo orario là dentro. Anche lui l'ha fatto questo, questa, in questo lascito, diciamo così. E loro lasciavano anche a ogni ente che formavano, anche nelle case, affinché le entrate mantenevano la Villa Anticosta, due palazzi, però è stata chiusa. Palazzo, la Villa Stavropolo, a due palazzi, no, è rimasta anche depredata di tutto, perché aveva sculture, lui era un artista, no? E l'aveva lasciata in modo che creano una scuola estiva di artisti dal mondo che volevano venire, di dedicarsi alle loro, però è finita come è finita. In ogni caso loro hanno pensato sempre rispetto e sentivano debitori alla città e lo scrivono sempre, per arrivare a questo della Triestina che dicevamo, che sentivano il bisogno di avere anche una squadra che li rappresentava in parte, cioè erano cofondatori, non erano gli unici, no? Dopodiché hanno, siccome erano numerosi, che dovevano mantenere le tradizioni, la lingua, la cultura e anche la religione per i giovani che sono nati dopo qui in un ambiente che dovevano formarsi, e hanno fatto tutte le gradi da scuola, da elementari, medie e liceo della comunità, e nello statuto è previsto come questi maestri, professori, eccetera, come devono essere scelti, come possono essere pagati. Sono venuti anche professori e maestri di fama oltre confine, diciamo, non è che si allievano il primo che sapeva leggere e scrivere per dire ai ragazzi questa la A, la B, la C, eccetera. Erano persone che avevano studiato all'università dell'estero e potevano, diciamo, trasmettere la cultura e le tradizioni in modo proprio professionale. E quindi la scuola. E la scuola è andata avanti fino agli anni 30. Prima di arrivare lì, finiamo la parte che abbiamo cominciato con gli anni 80, la Chiesa, lo Statuto, che tutto era sempre prima approvato dal governo. C'era un prefetto che seguiva le attività e approvava a priori quello che loro decidevano per materializzarlo, e quindi funzionavano in base a questi principi dello statuto. Abbiamo detto della chiesa e del suo spazio, però c'era anche il bisogno di un cimitero. I morti dall'inizio venivano sepolti nella chiesa, perché non potevano essere sepolti in luogo pubblico, quindi dentro la chiesa li seppellivano. Dopo gli hanno dato il permesso di seppellirli nel cortile della chiesa, quel recintato. Dopodiché, nel 1817, appena 70 anni dopo, il governo ha deciso che i cimiteri non possono essere in giro per la città, devono andare fuori. E così hanno scelto questo posto che adesso che sono i cimiteri, Sant'Anna, diciamo, e hanno detto a tutte le comunità: guardate, adesso che voi dovete decidere di organizzarvi e di fare in modo di andare o lì, o se siete da un'altra parte, se trovate, comunque noi vi proponiamo di radunarvi lì. E hanno deciso di andare vicino al cimitero di Sant'Anna, dove che c'è cimitero serbo, cimitero greco, da questa parte evangelico e dell'israelita, e in fondo quello musulmano. Il territorio l'avete dato voi? Ecco. Allora, loro hanno scelto quella parte perché erano dei primi a essere, diciamo, contattati per scegliere.
hanno scelto quella parte lì, hanno comperato anche un pezzo per poter creare l'entrata che c'è adesso, perché l'entrata si è sfasata un poco rispetto alla strada, no? Per poter entrare le carrozze, perché con le carrozze andavano allora, hanno comprato questo pezzo e dopodiché, siccome il legame con l'impero ottomano non esisteva perché erano ancora sotto l'impero ottomano, o ricattati o per le buone o con le cattive, hanno lasciato la parte lì che c'è il cimitero musulmano, che non è musulmano per tutti i musulmani, lei lo sa, è per i turchi, perché è sotto il controllo del governo turco quello spazio. Comunque affare loro non ci riguarda. Noi siamo nella nostra parte, dove che deve essere creato un cimitero del tutto nuovo, che non era facile, perché se non so se chi conosce il cimitero com'è, dalla parte di Sant'Anna, siccome era in pendenza il terreno, hanno costruito un muro di 15 metri alto per 100 metri di lunghezza, per tenere la terra e creare una superficie piana, e sono 7.000 metri quadrati, 5.000 sono dedicate alle tombe, e il resto è la cappella dei Santi Apostoli e la casa del custode. E quindi anche lì hanno dovuto di nuovo cominciare a mettere soldi, che sono arrivati in un periodo che sono arrivati 3.000 persone che dovevano nutrirli, e quindi le casse della comunità erano vuote, e lì hanno dovuto sopportare una spesa, dicono loro, 40.000 fiorini, che non so cosa corrisponde oggi, però sono milioni di euro di oggi, e fanno questo cimitero dove dal 1 gennaio del 1830 viene fissata la data dove cominciano le sepolture lì. Infatti in gennaio viene sepolta la prima salma nel cimitero, e da allora insomma è il cimitero dei greci di Trieste. Quindi chiesa, cimitero, la parte religione si è... La chiesa però vi ho detto che non era finita nel 1780, nel decennio lì, perché non c'erano i soldi. Quindi riprendono negli anni dell'Ottocento, cominciano a fare vari progetti e alla fine incaricano l'architetto Perch, il quale ha progettato anche il Palazzo Carciotti, di completare questa chiesa, e disegna questi campanili con la facciata come la vedete oggi. E in più dovevano anche finire l'interno della chiesa, perché c'erano varie icone di arte russa, di arte veneziana, di una scuola dei greci, sempre di Giande, era un certo Trigonis, che aveva scuola di pittura bizantina, che sono le icone del Tempio, come le chiamiamo noi, però non c'erano i quadri che vediamo, quelli grandi, che sono opere di Cesare dell'Acqua, San Giovanni Battista e il Gesù che accoglie i bambini, questi due grandi, perché lui era, diciamo, attaccato alla comunità greca, che l'ha fatto più per il suo amore per la comunità che per i soldi che ha avuto per questo lavoro, perché è un lavoro che ha durato qualche anno, non è che l'ha fatto da un giorno all'altro. E quindi una volta che sono fatti questi quadri, i due grandi, e un altro che è l'ospitalità di Abramo, sempre dalla parte destra, e hanno completato la parte chiesa. Naturalmente negli anni dopo, ogni tanto noi facciamo interventi continui, perché purtroppo questi dipinti, queste icone, il tetto sopra è un telo quello che vedete. E cosa succede? Con caldo freddo, quando le tavole dove è appoggiato si dilatano, si contraggono, questo telo viene tirato o
schiacciato e comincia a fare crepe. E non è facile. Poi c'è il problema che sente il legno, tutto sopra c'è l'Italia. Due anni fa abbiamo cambiato il pavimento del soffitto con legno nuovo, eccetera, perché era pieno di tagli, quelli se vanno sulle cose delle icone, il legno, distruggono tutto. E quindi è una continua emorragia di queste robe qua, che per fortuna, noi l'abbiamo sempre riconosciuto, c'è la regione che ci aiuta, o con le quote che c'è per le chiese, no? Che una parte ci danno anche noi, o con contributi diciamo straordinari, anche la Soprintendenza alle Belle Arti, per la manutenzione. Adesso stiamo lavorando, che hanno fatto tutta la parte dell'alto che saranno 12 apostoli. Aspettiamo che vengano a fare la parte sopra del soffitto, che lo dovrà fare però la Soprintendenza alle Belle Arti, perché qualsiasi cosa che devi toccare deve essere prima approvata, deve essere un diciamo artista approvato da loro, i materiali che usano devono essere approvati da loro e così via. E tutte queste cose però hanno un costo enorme, perché non è che insomma fai una pittura di casa che ti costa quello che ti costa. Lì per tutte queste procedure i costi vanno in alto. Al cimitero che dicevo prima, questo terreno riportato stava spingendo il muro verso Sant'Anna, e io sono andato sia alla regione 3 anni fa, cioè era il periodo che cadevano i muri di qua, faccio guardate il prossimo sarà quello, e porterà tutte le tombe di tutte queste personalità che vi dicevo, perché sono sistemate lungo quel muro, i monumenti enormi, e andranno a finire sotto. Infatti ci sono venuti incontro, e adesso stiamo per finire tutta la parte di là, solo una parte, perché hanno smontato tutte le tombe e le hanno rimontate, perché non avevano fondamenta, e con l'acqua che spostava il terreno queste hanno cominciato a sbilanciarsi. Quindi chiesa, cimitero, finiamo lì. La scuola, abbiamo detto come funzionava nel 1900, negli anni del decennio del 30, le leggi razziali eccetera hanno detto le scuole delle minoranze hanno finito, hanno chiuso la scuola, e quindi è finito medi e licei, maestri e tutte queste robe, e si è ripreso dopo la guerra eccetera, però solo come scuola di lingua, cioè solo per insegnare la lingua, nient'altro. Infatti in questo momento noi abbiamo la scuola per i bambini della comunità, che sono 36-37 in questo momento, e poi due gruppi di persone adulte che vogliono studiare la lingua, che vengono a seguire queste lezioni con altri due maestri, cioè abbiamo tre maestri in tutto, naturalmente pomeriggio, sera vengono, e con un contributo formale, non effettivo, e sono 120 persone che seguono. Naturalmente adesso, causa sempre di questo problema, abbiamo detto fermiamoci, perché sono anche persone di una certa età, e facciamo a distanza. Tanti hanno seguito, tanti i bambini seguono la maestra, gli adulti seguono i maestri a distanza, sperando che a un certo momento finirà questa storia, perché loro ce l'hanno anche come uno svago questa roba. C'era anche la scuola del ballo. Arriviamo anche a scuola del ballo. Allora, questo è la scuola. Dopodiché, cultura non significa solo imparare l'alfabeto o la letteratura, sono anche le tradizioni. Quindi si è formato il gruppo di ballo per balli tradizionali greci, eccetera, che partecipano a vari eventi della città, a Barcolana, a San Giovanni, che sono stato nel Slow Fest, come si chiamano, e altre cose. Dopo c'è la scuola, la parte dei gruppi canto. Noi nella chiesa
abbiamo come si chiama, il coro che accompagna il sacerdote nei canti, ed è l'unica chiesa greco-ortodossa che ha il permesso di usare il coro, perché nel culto della chiesa ortodossa sono permessi i cantori, ma non coro né organi. Infatti certe volte che si chiedono di fare dei concerti religiosi in chiesa, cerchiamo di limitare proprio per non scontrarsi con la chiesa, però anche una cosa che le chiese cattoliche, insomma, si fa, e non c'è un'offesa, penso, per il sacro questa espressione. Comunque è una tradizione per chi che è nella madre patria, che è abituato alle cose proprio dritte, sembra uno scandalo, non una cosa fuori. Cerchiamo di equilibrare, no? Quindi coro per la chiesa e il coro laico, il coro che canta canzoni popolari, eccetera, che partecipa anche lì nei vari festival di musica, nella regione, fuori regione, eccetera, eccetera, proprio per trasmettere questa cultura, perché tra l'altro ci sono molte persone che sono affezionate a queste cose, o perché l'estate vanno a fare le vacanze in Grecia, e viene uno e dice: a me piace quando vado in una taverna a dire Nerò Paracalor, cioè acqua per favore, invece di dire, non so, in inglese, non so, e quando costa, posso costisi, gli fa piacere, insomma, oppure anche cercare di parlare con i locali, che sono persone che quando attaccano con uno che vedono che arriva lì, non la finiscono più, no? E le vecchie tradizioni, i giovani li perdono anche quelle, per dire la verità. E ci sono paesi nel Peloponneso, nella Mani, che sarebbe la penisola di Sparta, che tu, andando in uno dei paesetti, in delle montagne, che non hanno acqua, e l'acqua la vedono perché è secco, cosa fanno? Quando vendono uno straniero, la prima cosa che fanno è escono fuori dalla porta con un bicchiere d'acqua per offrirgli. Cioè come segno di qualcosa che gli manca, però che è lontano, perché dimostra la sua ospitalità. E c'hanno anche delle, come si chiamano adesso, che fanno per carnevali, i crostoli, una specie di crostoli che accompagnano con l'acqua le vecchie signore, una volta i giovani di 18, 20, 30 anni, quello. Ogni caso si cerca anche da quella parte lì. Dopo si faceva la scuola di cucina, anche padre Gregorio ben volentieri partecipava a fare le sue ricette, eccetera, e venivano una trentina di persone, sembra che. Dopodiché, per tornare alla beneficenza, abbiamo una decina, quindicina di persone che non sono greci, sono persone qualsiasi che, o per conoscenza o perché erano vicino alla comunità, hanno una richiesta di essere aiutati perché non se la facevano, e ogni mese fissi prendono un aiuto per poter sopravvivere con il resto che hanno. E noi questa roba riusciamo a farla grazie adesso, come, perché dicevo prima, loro contribuivano di tasca propria, no? Noi facciamo dai lassi di loro, che cerchiamo di, dedicando il nostro tempo giorno e notte continuamente. Io so adesso che non faccio altro che seguire cosa è successo lì, cosa è successo là, un tetto che ha problemi, una porta che l'hanno spaccata, per poter con queste cose, speriamo sempre che non faranno qualche legge di chiederci di aumentare la tassazione su me, perché non ce la faranno, perché noi 5 entrano, 5 escono, non è che facciamo qualcosa di diverso, no? Quello che possiamo avere e lo dedichiamo alle persone che hanno bisogno, o alla gestione della chiesa, perché noi gestiamo la chiesa, non è che ci aiuta qualcun altro, il sacerdote, il coro, il sacrestiano, la pulizia,
i consumi vari, eccetera, sono tutti a carico nostro, e più la manutenzione, perché anche come vi dicevo prima, le belle arti che partecipano chiedono il 50% noi, 50% loro. Quindi se ti danno 10.000 euro devi mettere altri 10. E così tiriamo avanti per quanto riguarda. Ora, vi dicevo che questo statuto è quello del 1784 che è stato approvato. Non prevedeva la partecipazione delle donne alle decisioni della comunità, delle assemblee, eccetera. Potevano essere iscritti membri, però non essere eletti, non eleggere, niente. Noi questo l'abbiamo cambiato, ovviamente, anni fa, abbiamo detto che c'è la parità di uno e dell'altro e loro partecipano in pieno a tutte queste cose, anzi, quando si parla di cucina, balli, canti, tutte queste robe sono loro che aiutano. E quindi ora, giustamente mi ha detto prima che io devo, quando sono venuto qui, ho conosciuto padre Timoteo. Padre Timoteo è arrivato, quando sono arrivato io come studente qui a Trieste, la prima domenica che sono arrivato, mantenendo quello che vi dicevo prima, che il greco quando arriva lì, la sua, sono andato in chiesa e avevo chiesto perché c'era un altro, forse lei l'ha conosciuto, all'Arcangelo. Come? Prima di intumato? E allora era l'Arcangelo. Non aveva problema negli occhi. Mi ha detto un amico che come questo sacerdote, mi ha detto alto, eccetera, eccetera. Vado in chiesa, vedo una persona che era bassa, no? Dico, ma morte. E quando ha finito che distribuisce il pane, gli ho detto, ma padre, lei è il padre della terra, non sono padre di Timoteo. E lui è rimasto qui dal 70, dal 69 fino al 2005, cioè per 35-37 anni. E io ho vissuto, diciamo, il rapporto con lui da studente, mi ha sposato, e dopo ci vedevamo quando venivo qua, eccetera, e dopo è morto anche qui. Adesso abbiamo un altro, il padre Gregorio, che coincidenza. Quando io dalla Grecia sono rientrato qui a Trieste, la prima domenica che sono venuto qua era la prima domenica che faceva la messa di Dio. Ho detto, padre, se padre Timoteo è rimasto 40 anni a fare il parroco, lei farà altrettanti domeniche. Ecco, presidente Carlo. Io potrei continuare, sì. Quando volete, però solo il tempo è quello. Ecco, noi la ringraziamo. Grazie. La ringraziamo. Non so se volete chiedere c'è qualcosa, non so. Sì, la ringraziamo tantissimo perché il tempo purtroppo sì, dato a noi è concluso, e vorrei dire semplicemente questo, che avete dimostrato come comunità greca una grande attenzione. Ecco, questa carità che sorge in modo particolare dalla fede di questo popolo, grande nell'antichità ma anche grande nell'attualità della nostra città. Un grande augurio perché possiamo sempre continuare ad essere vicini, i cattolici e la comunità greca, per essere presenza di spiritualità nella nostra città. Quindi un grazie grande, grazie alla sua presenza. Grazie.